La popolazione di Napoli staziona allibita sulla riva. Al molo Pisacane, con la poppa reclinata in giù, col tremendo squarcio verso prua, la petroliera Montallegro aveva portato dalla Palestina 16.000 tonnellate di olio pesante. Si era attraccata qui per riparazione allo scafo. L'incendio è quasi domato, ma si continua a lottare contro il pericolo di recidive. Due le ipotesi sulla causa del disastro: uno scoppio provocato da scintille o un cortocircuito in una turbina. Al momento dell'esplosione 150 uomini erano a bordo, in gran parte picchettini che scrostavano la ruggine dalle murate. Rimorchiatori incrociano in una ricerca pietosa e agghiacciante. Purtroppo hanno rinvenuto brandelli umani. Un ferito racconta: erano le 13.30 e sul suo viso torna il raccapriccio. 7 e poi 3 i morti finora recuperati. L'identificazione sarà difficile. Grida di vedove, di congiunti, di fratelli di fronte a un lembo di vestito a un tratto rimasto riconoscibile faranno il tragico appello di questi caduti.